Ciao a tutti, oggi sono qua per fare due chiacchiere con voi, di nuovo era un bel po' che non mi sedevo proprio per filmare, parlarvi e ho deciso di raccontarvi un po' la mia esperienza e magari darvi qualche piccolo consiglio per affrontare al meglio questi duri giorni di, in alcuni casi, convivenza forzata. Molti mi avete scritto che state un po' impazzendo in questi giorni perché non siete abituati a passare molto tempo chiusi in casa, magari a stretto contatto con altre persone, quindi non sapete come ritagliarvi i vostri spazi, non sapete bene come gestire, insomma, la situazione sta diventando un po' stressante, quindi spero di potervi essere d'aiuto e magari anche solo ispirarvi nel fare qualche cosa che possa aiutarvi a gestire meglio, farvi star bene durante questo momento difficile. Innanzitutto, secondo me, alla base di ogni convivenza, che sia con il compagno, la compagna, i coinquilini, la famiglia, c'è il rispetto. Non si può pretendere rispetto dagli altri senza essere prima rispettosi noi in primis verso gli altri. È secondo me il punto di partenza, rispettare gli spazi, i tempi, le esigenze degli altri, così come la comunicazione, che secondo me è l'altra cosa fondamentale. Siamo tutti diversi, reagiamo alle situazioni in maniera differente, abbiamo necessità diverse e non possiamo dare per scontato che quello che per noi va bene, quello che noi faremmo in una data situazione, vada bene anche per gli altri. Quindi è necessario scambiarsi informazioni, quindi comunicare. Se qualcosa ci fa stare male, diciamolo sempre in maniera educata e rispettosa. Se qualche cosa, se magari abbiamo bisogno di qualche cosa in particolare, chiediamolo, non abbiate paura di parlarne. So che la comunicazione è un punto critico in tanti casi, anche in tante relazioni, ma quando si è, tra virgolette, costretti a dividere lo stesso spazio, soprattutto casa, che è un ambiente in cui tutti dovremmo sentirci liberi di essere noi stessi, al sicuro, è la nostra comfort zone, è il nostro spesso punto di riferimento, punto fisso, è il luogo in cui torniamo, quindi deve essere un ambiente che ci fa stare bene, che ci accoglie, e il non poter esprimerci, comunicare, quindi è veramente limitante. So che magari non è semplice per tutti dar voce ai propri pensieri, ai propri sentimenti, alle proprie esigenze, magari in alcune circostanze si ha anche paura di chiedere per disturbare, o si ha paura semplicemente di dare voce a dei dubbi, delle insicurezze, per paura della reazione dell'altra persona. Però, come ripeto, si tratta di casa, deve essere un ambiente ospitale, deve essere un ambiente in cui state bene, quindi cercate magari di fare questo piccolo sforzo perché vi aiuterà e renderà sicuramente la convivenza molto molto più facile. Come avere, come crearsi il proprio spazio in casa anche quando fisicamente di spazio non ce n'è? Io ho vissuto per un periodo in un appartamento molto 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 piccolo e nonostante questo sono riuscita a ritagliarmi il mio spazio, innanzitutto mantenendo le mie abitudini, la mia, se vogliamo, routine, ma soprattutto i miei bisogni e la mia individualità, nonostante io condivida comunque casa con il mio fidanzato. Per fare tutto questo non è necessario avere appositamente la propria scrivania, la propria stanza, il proprio spazio fisico. Lo spazio personale lo si può ritagliare anche in un ambiente molto molto piccolo. L'importante secondo me è mantenere, come vi dicevo, la propria individualità. Faccio degli esempi: se siete abituati ad alzarvi presto la mattina, magari invece il resto della famiglia, i coinquilini, il compagno o la compagna si alzano più tardi, non dovete necessariamente rinunciare ad alzarvi presto e iniziare le vostre cose. Vige ovviamente il rispetto degli altri, quindi non alzatevi alle 7 di mattina per dare l'aspirapolvere se il resto della casa dorme. Alzatevi alle 7 di mattina, fate le vostre cose. Io in genere mi alzo prima del mio fidanzato, inizio a far colazione, mi metto al lavoro, mi preparo, faccio le mie cose normalmente. Quindi se avete una vostra routine, avete delle cose da fare, non dovete rinunciare a farle perché non è in linea, diciamo, con i ritmi del resto della famiglia o delle altre persone con cui condividete casa. Portate avanti i vostri interessi.
se tutti, che so, a una certa ora giocano a carte, ma a voi non piace, preferite studiare o preferite giocare ai videogiochi, portate avanti quelle che sono le vostre passioni. Non dovete per forza passare tutto il tempo che avete a disposizione a casa con le altre persone con cui condividete casa. Può sembrare poco carino in alcuni casi, soprattutto nei momenti, io penso, di normalità in cui si è in casa, a riposo e ci si sente un po' quasi in obbligo di passare il tempo libero assieme perché magari è l'unico tempo libero a disposizione. In realtà ragionare così non è sempre sano. Il tempo che abbiamo libero è tempo libero che possiamo dedicare anche a noi stessi e questo non vuol dire essere egoisti, non vuol dire non tenere all'altra persona o essere irrispettosi verso l'altra persona o il preferire se stessi all'altro. Semplicemente è fondamentale, secondo me, volersi bene, dedicarsi del tempo e continuare a coltivare la propria personalità, la propria individualità, anche se sia all'interno di una coppia o di una famiglia. È fondamentale a livello personale perché noi siamo l'unica persona che rimarrà con noi stessi fino alla fine, noi ci saremo per forza sempre per noi stessi. Inoltre, per stare bene con gli altri è anche fondamentale stare bene con se stessi. Quindi diciamo che è fondamentale dedicarsi del tempo anche se questo significa non passarlo con la persona o le persone con cui condividiamo casa. Non è una cosa anormale avere del tempo libero e passarlo a fare le proprie cose invece che passarlo necessariamente con le altre persone. Non è da sociali, anche se capisco che ogni persona comunque ha una sfaccettatura diversa della propria personalità, chi si sente magari più a suo agio a coltivare la propria individualità, le proprie cose. C'è magari chi si sente un po' più a suo agio a stare da solo e chi invece ha più bisogno del contatto con gli altri, non solo fisico, ma proprio ha più bisogno di socialità, diciamo. Quindi questo dipende molto anche dalla vostra personalità, però in linea generale, anche se siete in una relazione o in una famiglia, voi siete voi, non siete la coppia, non siete la famiglia. È secondo me un punto veramente molto importante perché vi aiuta poi a gestire meglio tanti aspetti comunque della vita anche sociale assieme agli altri. Se siete abituati che a un certo orario vi dedicate al lavoro, vi dedicate allo studio, continuate comunque la vostra routine. È importante mantenere, soprattutto in questi giorni che siamo tutti costretti a casa, se si ha la possibilità di studiare e lavorare da casa, è necessario farlo. Può capitare a volte, soprattutto in famiglia, che si sottovaluti un po' lo studio o altri aspetti vengano considerati meno importanti rispetto, che so, a passare il tempo in famiglia, a fare le faccende in famiglia, eccetera, eccetera. In realtà così non è per tutti. Quindi cercate, seppur con appunto educazione e rispetto, di imporvi, tra virgolette, su quelli che sono i momenti cruciali della vostra quotidianità. Se avete necessità di fare un determinato lavoro, non rimandatelo, non lasciate che le esigenze degli altri prendano il sopravvento su quello che dovete fare. È molto difficile quando magari voi siete, che so, la mamma della famiglia o il papà, insomma, quando avete magari dei figli e tante responsabilità derivano da voi. È difficile, però non impossibile e secondo me, soprattutto in questi momenti, se si è a casa, tutta la famiglia ci si può aiutare a vicenda. L'importante, come vi dicevo, è cercare di dedicare del tempo anche a se stessi, che non è mai tempo perso. L'altro giorno ho letto, se non sbaglio, su Instagram una cosa che mi ha un po' fatto venire i brividi, ovvero che per gestire meglio, diciamo, una convivenza e migliorare il rapporto soprattutto di coppia è fondamentale, anche se si sta a casa per lavoro o esigenze varie, vestirsi comunque di tutto punto e truccarsi, perché fa piacere al partner vederci belle o belli. Fa piacere, quindi migliora il rapporto. È una cosa che mi ha fatto rabbrividire perché penso che se una persona ci vuole bene, anche se siamo struccati in pigiama, e penso che soprattutto a casa, se io mi sento più a mio agio a stare in pigiama, è giusto che io stia in pigiama. Io non devo far contento nessuno, io devo vivere per me stessa. Nel rispetto degli altri, la mia libertà ovviamente finisce dove inizia quella degli altri.
ma io non posso vivere per gli altri, io non posso vivere per soddisfare le esigenze, le aspettative degli altri. Non dico che sia sbagliato voler qualche volta farsi bella per il proprio compagno, viceversa, assolutamente. Ognuno poi è libero di fare quello che vuole. Però penso che quando si è costretti, magari soprattutto in questi giorni, a passare molto tempo assieme, non è giusto dover sempre rinunciare allo stare bene con se stessi per far piacere agli altri. Visto che ho citato il venirsi incontro, è senza dubbio importante trovare un punto di incontro fra quello che voglio fare io e quello che vogliono fare gli altri che vivono con me. Il che significa magari una volta io rinuncio a fare una cosa in modo che la possa fare quest'altro e poi la volta dopo tocca a me, rinunciano magari gli altri. Un punto di incontro può prevedere delle rinunce, ma non necessariamente. L'importante secondo me è comunicare, quindi far capire agli altri di che cosa abbiamo bisogno e cercare insieme di capire come raggiungere insieme o separatamente, insomma, questi obiettivi. Quindi mi raccomando, parlatevi, parlatevi, parlatevi. Un'altra cosa che a me aiuta a sentirmi più padrona del mio spazio, anche se è uno spazio piccolo che devo condividere con qualcuno, è la libertà di poter scegliere. Anche banalmente quando si tratta di scegliere il pranzo. Io lo so che in molte occasioni, per via delle risorse, tempo, praticità, si tende a cucinare una cosa sola per tutti quanti, è molto molto più comodo. Però magari non sempre quella cosa che viene scelta è quello che volevamo noi e ogni tanto secondo me fa bene rimpossessarsi della propria scelta e della propria indipendenza anche quando si tratta di una cosa così banale come il prepararsi il pranzo o la cena o i pasti in generale. Io molte volte cucino la stessa cosa per me e il mio fidanzato perché bene o male in alcune cose abbiamo gusti simili, però se capita che una volta lui vuole aggiungerci un qualche cosa che a me non piace, faccio due cose separate, non c'è nessun problema. A volte non si ha sempre il tempo, questo è vero, però se in questo momento in particolare vi trovate comunque tutti costretti a casa e magari avete il tempo, è importante secondo me anche una banalità di questo tipo perché vi fa sentire, tra virgolette, padroni della vostra casa, della vostra vita, vi fa sentire un po' più liberi, anche quando magari gli spazi appunto sono piccoli e siete costretti a dovervi adattare necessariamente alle esigenze di tutti quanti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che consigli dareste voi a qualcuno che si trova magari per la prima volta a dover convivere con dei coinquilini, col compagno, magari in questa situazione in particolare che cosa fate voi per riappropriarvi dei vostri spazi, soprattutto se magari fisicamente di spazio proprio non ce n'è? E in generale come state vivendo questa situazione? Cosa magari avete notato che vi sta aiutando e cosa invece avete imparato non funziona più di tanto per voi? Magari qualcun altro potrebbe prendere ispirazione. Io ad esempio una cosa che ho notato che non funziona per me è tra virgolette, stabilire delle regole. Perché ogni giorno è diverso, ogni settimana è diversa e si cambia magari idea e visto che in casa siamo soltanto in due, non c'è veramente bisogno di porre, diciamo, delle regole. Anche perché magari io sono la prima a non mantenerle, ma perché appunto è tutta una situazione in divenire e se ho bisogno di qualche cosa preferisco appunto parlarne e cercare di bilanciare bene il tempo che dedico a me stessa e il tempo che dedico all'altra persona e ovviamente viceversa. Non ci sono grandi problemi, ad esempio nel mio caso, perché la comunicazione è tutto anche nelle cose più stupide e devo dire che aiuta tantissimo sentirsi liberi di poter comunicare i propri disagi, le proprie necessità alla persona con cui state, rende tutto molto molto più vivibile, quindi vi consiglio magari anche solo di allenarvi nel parlare. Magari anche con la vostra famiglia, anche se può sembrare difficile, perché renderà sicuramente molto più tollerabile una situazione in cui siete magari tutti ammassati in casa nello stesso momento e magari a volte vi sentite un po' in trappola. Spero che questa chiacchierata vi abbia fatto piacere o possa esservi utile. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!